storia del Maga in 30 opere. Afro Basaldella, Adefaia, 1952, Olio su tela. L'informale americano di Pollock e compagni lasciò un segno nella ricerca di Afro Basaldella, friulano di nascita ma romano di adozione, in arte solo Afro. Entrato in contatto con l'ambiente americano durante un soggiorno a New York nel 1950, spinse il suo astrattismo verso una sempre maggior libertà gestuale. Nell'olio dedicato al musicista spagnolo Manuel de Falla, i segni neri verticali, filiformi e graffianti disegnano una struttura di memoria cubista, dentro cui Afro ricava aree di colore, dense e luminose. Il richiamo al mondo della musica si percepisce dagli accordi cromatici, dalle tracce sospese come note sul pentagramma, dal vibrare delle superfici. Wiki Wiki! In Italia, l'informale è il punto di arrivo di un faticoso percorso di rinnovamento rispetto alla tradizione figurativa enfatizzata negli anni 20 e 30 dalla politica culturale fascista. Sulla base delle esperienze europee si va costruendo un linguaggio nuovo, emotivo, dove l'urgenza espressiva si risolve in una esplosione di segni e materia cromatica. Definire un movimento artistico, anche se viene chiamato o è denominato informale, è un compito non solo difficile, arduo si sarebbe detto, ma è un compito improbo, proprio perché nell'informale sta la radice del suo nome. Il movimento si identifica con gli anni 50, nascerà prima, come vedremo, avrà dei grandi capostipiti, nessuno si identificherà con il movimento stesso. Questa è l'avventura dell'informale. Informale è un termine assolutamente spaventoso, meraviglioso, informe appunto, privo di capacità di concretizzarsi semplicemente in una descrizione, quasi che come movimento in un qualche modo non fosse mai esistito se non come parola. Informale viene da informe, viene da un qualcosa che non si può in un qualche modo definire, che non prende una forma, ma è anche forse il movimento più noto, almeno il movimento più nominato del nostro secondo dopoguerra, spesso identificato con quelli che sono gli anni 50. Intervento di Luca Massimo Barbero.